Adesso su By Night Roma parliamo di un argomento molto importante, parliamo di nutrizione. La nutrizione è legata ovviamente a doppio filo anche con il discorso salute, con il discorso alimentazione. Sono tematiche a cui siamo diventati sempre più, rispetto alle quali siamo diventati sempre più sensibili. Insomma, il tema della nutrizione, della dieta mediterranea, di cosa fa male, di cosa non fa male, è ormai entrato nel dibattito quasi di tutti i giorni. Pensiamo a chi decide di affrontare una dieta vegana, ad esempio chi soffre di intolleranza al glutine. Insomma, c'è tanto da dire ed è un dibattito questo molto aperto. Quando però ci si deve rivolgere a qualcuno che si occupa di nutrizione, è bene che ci si rivolga ad un nutrizionista che abbia comunque un curriculum importante, che venga o dal mondo della biologia o della medicina, ma comunque che vi possa dare i consigli giusti. Dico questo perché ultimamente in questo mondo dei dietologi, nutrizionisti, ci sono anche molti, possiamo dirlo tranquillamente, molti improvvisati. Io saluto oggi il nutrizionista biologo Luca Di Russo. Buonasera. Ciao, buonasera. Che ormai fa il nutrizionista da quasi 10 anni, sì, di più? Sì, no, poco meno di 10 anni. Una decina d'anni. Sì. Oh, parlare di nutrizione in Italia oggi è diventato stimolante, ma anche in un certo senso anche difficoltoso, nel senso che poi anche i social network e tanta informazione presente sul web mette un po', scopre un po' di carte. Sì, tutti parlano di alimentazione e di nutrizione oggi. Davvero è un periodo da una parte interessante, no? Soprattutto per quanto riguarda la mia professione. Da un'altra parte bisogna fare molta attenzione, proprio come hai detto tu prima, perché insomma l'alimentazione è un argomento importante ma delicato, e secondo me a seconda veramente delle persone che abbiamo di fronte dobbiamo cercare di capire, di fare un discorso diverso. È la personalizzazione dell'alimentazione innanzitutto, e poi soprattutto secondo me renderci conto che noi nutrizionisti o dietologi o dietisti abbiamo fatto degli studi tali per cui ci appoggiamo a diciamo una base scientifica importante, e non, con tutto il rispetto chiaramente, no, per tutte le professioni, l'ho detto hanno, io, no? Prima, esatto, e purtroppo a volte questa cosa un po' manca ultimamente. Allora, c'è stato ultimamente in Italia un grande dibattito su vari argomenti che riguardano il mondo della dieta e dell'alimentazione. Quando parlo di dieta, parlo di dieta in senso lato, non della dieta per dimagrire. Si è parlato lo scorso anno, si è acceso quel dibattito sulla carne rossa fa male, non fa male, sulla addirittura il latte. C'è stato un periodo, ma noi non possiamo digerire il latte, non siamo fatti per digerirlo. Dibattiti televisivi, salotti, si sono trovati costretti a occuparsi di questi temi. Tu che sei un nutrizionista, qual è secondo te la dieta corretta che ognuno di noi dovrebbe fare, detto che poi c'è una differenza da individuo a individuo, questo è inevitabile. Sì, ma è assolutamente una cosa da personalizzare. Io posso parlare chiaramente a grandi linee, no? Sì. Gli argomenti che hai toccato tu, anche questi sono importanti, riguardo il latte, riguardo la carne rossa. Ci sono tantissimi studi che dimostrano una cosa e altri studi che dimostrano il contrario. Capito, è lì il problema. Ecco perché dicevo prima, difficoltoso in questo senso. È molto difficoltoso, quindi io di solito mi oriento in questo senso. Io guardo la persona che ho di fronte, ci parlo, cerco di entrarci davvero in relazione, cercare di capire quali sono le sue difficoltà, le sue necessità. Chiaramente poi si controlla anche l'aspetto, diciamo, più medico, no? Per capire appunto se la persona può avere delle difficoltà anche da quel punto di vista. E allora lì si va a personalizzare anche sulla carne rossa, soprattutto sugli affettati. Quando è stato l'anno scorso, come no, c'è stato quel dibattito incredibile, perché mi sembra addirittura dall'Unione Europea venivano dette appunto che facessero male. Molto male, quindi dipende sempre da quanto se ne mangiano, certo. Sì, legato ai tumori, eccetera. È terrorismo secondo me quello, nel senso che noi fra l'altro in Italia abbiamo anche dei prodotti diversi rispetto al resto del mondo, prima di tutto è anche un discorso di quantità
e di qualità sì, ma anche di quantità. Quindi io cerco di inserirlo comunque nelle mie diete, ad esempio quando una persona chiaramente mangia questo tipo di alimenti, con attenzione però con, diciamo, un rigore scientifico, quello che voglio dire. Poi se arriva la persona che mi dice che ha un'alimentazione di tipo vegano, io la seguo, nessun problema, con le dovute attenzioni per evitare in tutti i modi che possa avere delle carenze. Perché effettivamente anche mangiare troppa verdura può far male. Perché guarda, tutti gli eccessi tutti alla gli fine eccessi. Sono sbagliati. Luca, tu hai, tra l'altro, oltre ad essere un nutrizionista, qui abbiamo parlato un po' di nutrizione, anche del tuo modo di intenderla. Sì. Tu sei anche un coach in un certo senso. Sì, dai, sì. Sei un suggeritore, un allenatore. Sì, un allenatore, guarda, hai detto la parola giusta, il coach nutrizionale, diciamo, no? Più sì. Che altro. Io mi sono specializzato anche in questo settore parallelamente, ho fatto una scuola proprio di 3 anni che mi ha formato, mi ha dato degli strumenti che io utilizzo molto con i miei pazienti, perché secondo me la relazione è fondamentale. Molti nutrizionisti si lamentano, i miei pazienti vengono e non mi dicono la verità, no? Ecco, io sto cercando di superarlo questo aspetto, perché secondo me se si crea una relazione, una fiducia, un'accoglienza importante con il paziente, allora si ottengono migliori risultati a lungo termine. Esatto, e tra l'altro diventare coach nutrizionista, come si dice? Io lo chiamo coach nutrizionale. Nutrizionale? Sì. È in qualche modo un percorso che si può intraprendere, ma non è una categoria. No, non è una professione. Chiaramente, una professione. Diciamo che è un sistema per imparare degli strumenti da utilizzare nel lavoro di biologo nutrizionista, perché da lì dobbiamo partire, questo deve essere chiaro. Deve essere chiaro. Allora, il dottor Luca Di Russo, com'è possibile prendere contatto con lui? Tu immagino hai uno studio privato, più sì, di uno? Più di uno, sì, esatto, su tutta Roma, guarda, io spazio da Roma Nord a Roma Sud, anche fuori Roma. Tor Vergata, Cassia San Giovanni. Esatto. Esatto. Allora, dottor Luca Di Russo è anche su Facebook. E ovviamente ci si può rivolgere a te per concludere, anche non solo per guarire, anche per, diciamo, per fare prevenzione. Assolutamente, immagino. Sì, fondamentale la prevenzione. Molto bene, io ringrazio Luca Di Russo, biologo nutrizionista, lo potete trovare anche su Facebook, tanti studi, Tor Vergata, Cassia San Giovanni, grazie. Grazie a voi.